brevissimo, anche perché dopo due giorni intensi. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Antonio D'Atri, vice segretario nazionale dell'UNASCA. Che cos'è l'UNASCA, giustamente? Diciamo in termini molto molto semplici, insomma. È l'unione delle autoscuole e degli istituti di consulenza automobilistica. Fra due anni festeggeremo il 50° anniversario della nostra fondazione, quindi siamo l'associazione più antica sul territorio. Ci siamo sempre impegnati sulla sicurezza e sulla formazione. Abbiamo con il Ministero dei Trasporti un tavolo aperto perenne sulla formazione, perché noi ci battiamo principalmente sulla formazione. Diciamo che l'autoscuola che 30 anni fa, molti di voi sono giovani, ma chi si ricorda di aver conseguito la patente più di 30 anni fa, si ricorda bene la figura dell'insegnante e dell'istruttore, cioè colui che trasmetteva a queste persone il senso civico della formazione e dell'educazione stradale. Con gli anni mi è sembrato che questo tipo di principio si sia abbassato molto, fortemente. Ahimè, forse molto probabilmente perché non c'è una coscienza civica su questa situazione. Ancora oggi io che vivo all'interno dell'autoscuola noto che questi genitori quarantenni vengono in autoscuola a chiedere: ma beh, fai presto, qua la sottosopra, mio figlio deve prendere la patente a macchinina. Cioè, il principio fondamentale di quello che è la formazione non esiste più. Io ho ancora esperienze personali che invece vengono persone che mi vengono a salutare con tanto affetto perché si ricordano che io ho fatto la formazione a queste persone. Giorni fa la mamma di un ragazzo che non ha conseguito la patente da me, passando, mi disse: signor D'Atri, io mi ricordo di lei, che bel maestro, che non bello come aspetto fisico intendo, io mi ricordo ancora i suoi insegnamenti, eccetera, eccetera. Cioè, mio figlio non sa guidare. Allora io rimasi un attimo perplesso perché dissi: scusa, ma è venuto da me mio figlio? Dice: no, no, quello poi ha seguito l'amico, ciao. E dice: però non sa guidare, lo posso mandare da voi a fare un corso di formazione? Mi sono cascato le braccia perché ho detto: ma come, tu hai conseguito la patente e c'hai un ottimo ricordo, però hai permesso che tuo figlio poi andasse da un'altra parte a non prendere la patente secondo i criteri, quelli previsti dal codice della strada. Ha detto: sì, ho sbagliato. Okay. Allora a questo punto mi pongo sempre il problema, dico: ma è giusto che noi facciamo tutto questo ai fini della sicurezza, quando poi ci sono persone incoscienti che danno le patenti alle persone senza conoscere le minime norme di circolazione? La colpa non è soltanto nostra, mi faccio un'autoaccusa naturalmente, ma anche coloro che danno la patente. Cioè, voglio dire, quando vi chiedono: ma chi ti ha dato la patente, la famosa frase, molti rispondevano: D'Atri mi ha dato la patente. Non dicevano il Ministero dei Trasporti, cioè l'esaminatore, perché quel signore che viene a fare l'esame quel giorno lo vedi un quarto d'ora, 20 minuti e poi non lo vedi più, è chiaro? Il ricordo che rimane in voi stessi è colui che vi ha insegnato. Allora noi nell'ultimo periodo ci stiamo impegnando con il Ministero dei Trasporti per fare una formazione totale sia da parte degli esaminatori e sia dalla parte dei titolari di autoscuola. Un corso formativo di 130 ore che ci impegna tantissimo con psicologi, La dottoressa io la già conosco perché l'UNASCA fa parte dell'EFA, l'ente europeo delle autoscuole, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati, ci prepariamo per il futuro e vorremmo che la coscienza civica delle persone fosse interamente interessata. Ieri sentivo l'ingegnere Iovino, che è mio compaesano perché è della Campania, e mi sono sentito molto male, insomma, perché sentire le vostre tragedie naturalmente mi sento ancora più responsabile di quello che faccio, del mio piccolo ruolo all'interno di tutto questo. Mi auguro che questo tipo di messaggio che noi vogliamo trasmettere voi lo recepite, e inoltre invito il Presidente
che il 28 e 29 novembre noi faremo il nostro congresso nazionale, lo inviteremo sia ufficialmente che attraverso i documenti, ma lo invito adesso anche, lo stendo a tutte le vostre associazioni di categoria, perché ci sarà un tavolo tecnico che parleremo proprio della sicurezza stradale e quindi siete tutti invitati. Grazie. Grazie, saluto il Presidente. Presidente, ma con Unasca e con Farca sono anni che lavoriamo e questi tavoli tecnici, no, non i vostri, per il Ministero, il problema è questo qui, che lo ha detto lei, ma sono anni che ci battiamo insieme per questa formazione dei formatori nelle autoscuole, è un nuovo tipo di formazione che ne discuteremo noi, non un tavolo tecnico, con le due associazioni, voi con Confarca, faremo un incontro. Oggi non c'è. No, sono d'accordo anche noi, non è importante che ci siano qui. E discuteremo una proposta operativa da fare insieme a tutte le organizzazioni e poi al Ministro Del Rio su questa cosa, perché è inutile continuare a cincischiare anni e anni e il governo dice lo farà, lo faremo, buona scuola, cattiva scuola, il problema è capire se, se capire se questa cosa può passare oppure ci mettiamo l'anima in pace e poi non è che è responsabilità nostra se sulle strade c'è la gente non preparata. Faremo presto questo incontro.